quali sono i migliori coltelli in gomma per il Krav Maga. Tanti coltelli per allenamento, io consiglio quelli in gomma, anche se ce ne sono delle versioni in acciaio e alcune versioni in legno, perché si può fare una simulazione decente senza mettere in rischio il compagno. I coltelli in gomma, comunque, se si fanno delle simulazioni ad alta velocità, quindi praticamente il più vicine possibile alla realtà, non giustificano il non mettere delle protezioni negli occhi. Finché la velocità è accettabile, si può fare tranquillamente, ma se la velocità è molto alta è un attimo. Non fidatevi del fatto, non fidarti del fatto che quelli in gomma si piegano, perché comunque l'occhio non è fatto per strutturare, per sopportare determinate pressioni. Attenzione a quanto si flettono, se si flettono troppo non vanno bene, oltretutto si spezzano. Esistono dei modelli che sono molto economici, ma che li butti dopo 2 secondi, per cui lascia perdere. È possibile farseli da sé, praticamente con dei tubi in PVC rivestiti in materiale plastico. È possibile farli anche utilizzando una fresatrice con dei normali taglieri da cucina in plastica, ti ritagli la sagoma e te li fai. Sono un buon compromesso, relativamente economico se hai già una fresatrice, ovviamente. Attenzione ai coltelli troppo rigidi, non vanno bene per i principianti, vanno bene sicuramente per i più esperti, una gomma discretamente rigida perché dà un feedback marcato e immediato dell'errore fatto in allenamento. Una piccola nota sullo shock knife. Lo shock knife è un coltello che dà al contatto una piccola scarica elettrica e che fa le scintille quando viene attivato, per cui dà un filo di paura in più all'allievo. È sicuramente uno strumento interessante, va utilizzato con criterio perché dopo un po' ci si abitua, per cui praticamente non serve assolutamente a nulla. Onestamente non vale il prezzo che costa, perché è estremamente costoso, vale ogni singolo centesimo, ma è estremamente costoso e dovendolo utilizzare forse una volta al mese, fatti i tuoi calcoli.